Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ragazzi. L'arte ti premia, ha concluso il video che ci ha introdotto direttamente a teatro. L'inaugurazione di un anno accademico è sempre una cerimonia importante, la consegna dei diplomi per chi conclude un ciclo di studi è il momento culminante, l'avvio della professione o dell'arte nel caso vostro. Questa sera nel Teatro Argentina di Roma, alla presenza di tante personalità, è ancora più significativa e importante, credo emozionante per voi. Sapete che l'Accademia è figlia della scuola e del teatro ed è affidata perciò alle cure, più che alla giurisdizione, del Ministero dell'Università e della Ricerca per l'alta formazione e del Ministero della Cultura che ha la responsabilità sullo spettacolo. E stasera abbiamo qui il privilegio e la fortuna di averli tutti e due i ministri. Anna Maria Bernini, ministro della Ricerca dell'Università, e Gennaro San Giuliano, ministro della Cultura. Li ringraziamo, e questo applauso significa proprio questo, per la disponibilità, per l'attenzione che dimostra la considerazione che hanno del vostro impegno e del lavoro dell'Accademia. Avrebbero voluto consegnarvi loro personalmente i diplomi, ma come sapete è stato convocato un Consiglio dei Ministri molto importante e quindi non potranno rimanere per tutta la cerimonia. Ma voi sapete bene che un bravo regista, come un bravo attore, deve saper fronteggiare ogni imprevisto. E così anche noi abbiamo modificato la scaletta e chiederemo loro non di rinunciare al Consiglio dei Ministri, anche perché è il Consiglio che deve approvare la manovra di bilancio e in quella sede vengono assegnate le risorse ai vari ministeri. Quindi noi chiediamo loro di andare, di battersi per avere più risorse per l'università, più risorse per gli AFAM, più risorse per la cultura in generale. Ma non vogliamo nemmeno rinunciare al loro saluto. E allora, invertendo la scaletta e il programma che avevamo fatto, chiederemo loro di darci un saluto iniziale e poi di andare al Consiglio dei Ministri. Sarà meno divertente per voi, più impegnativo, ma più importante per noi. E anche di questo vi ringraziamo. Allora chiamerei prima Anna Maria Bernini, ministro della Ricerca e dell'Università, che l'Università conosce bene perché è professoressa universitaria e docente di diritto pubblico comparato, dopo una laurea brillantissima a Bologna, figlia d'arte perché anche suo padre era un grande giurista, ha poi studiato a Londra, a Parigi, in America e si è specializzata, come suo padre, in arbitrati interni e internazionali. E l'università l'ha frequentata da docente, adesso sovrintende alle sorti dell'università e nella sua responsabilità sono gli istituti come la nostra Accademia. Quindi sono lieto e grato di darle la parola, ministro Bernini. A voi. Prima di tutto, grazie a voi. Vi chiedo scusa a titolo personale, sono sinceramente dispiaciuta di non poter consegnare i premi, sarebbe stata una bellissima occasione per conoscervi, per conoscerci. E se per caso il dottor Letta avesse voglia di chiederci di non andare al CDM per consegnare i premi, e il ministro San Giuliano ed io ci potremmo anche pensare, però forse non sarebbe opportuno, proprio nell'ottica di recupero di risorse in un momento, voi sapete, molto molto complicato per tutti. Il vostro mondo è stato fortissimamente sacrificato da tutto quello che è successo, in particolare dal momento della pandemia, però purtroppo il mondo è in affanno e noi dobbiamo cercare di recuperare risorse per vivere, come si dice, dottor Letta, primum vivere, deinde filosofare. Allora, vivere vuol dire recuperare un po' di risorse per rendere meno pesanti per le famiglie, per le imprese, le bollette energetiche, questo vale per tutti, e poi cercare di dividere da bravi fratelli e da brave sorelle. Su questo il ministro San Giuliano ed io dovremmo cercare di esserci, proprio per evitare che qualche bravo fratello e qualche brava sorella porti via anche le nostre risorse, scarse ma importanti. E dicevo,
è molto gratificante per me, per noi, ne parlavo adesso con il collega San Giuliano che è un amico da tempi non sospetti ed è bello poter condividere con lui un onore come questo. Vi confesso la mia ignoranza, io da sempre vedevo il Ministero dell'Università come Ministero dell'Università e della Ricerca. Quando ci siamo approcciati per la prima volta al Ministero ci siamo resi conto di questo giacimento straordinario di talenti, l'arte. Quindi è sicuramente il Ministero dell'Università, della Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, che è in se stessa scienza, è in se stessa formazione. Il nostro paese da sempre è stato caratterizzato dalla coabitazione, dalla coesistenza tra immaginazione, arte e scienza. Pensate a Michelangelo e Leonardo, Grazia Deledda e Enrico Fermi, Riccardo Muti e Giorgio Parisi, nostro grande Nobel per i sistemi complessi. Perché è vero che la vita è complessa, ma per fortuna ci sono delle ricorrenze, ci sono dei temi comuni. E sicuramente uno di questi temi comuni che unisce tutto l'ambito che il ministro San Giuliano ed io ci onoriamo insieme per alcuni comparti di organizzare per voi è proprio l'immaginazione, la conoscenza, ma anche e soprattutto l'innovazione. Io pensavo, guardate, proprio prima, quando sono arrivato un attimo prima, e pensavo quanto il teatro sia veramente la metafora di un ossimoro, la metafora della conservazione innovativa. È storia, è tradizione, è continua innovazione. È palcoscenico, la buca non la vedo. Dov'è la buca? Qui c'è ancora? No. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Imparano tutto a memoria, sono bravi. Sì, è non vero, hanno questo l'ho notato anche io. Ed è veramente bellissima la sensazione che si prova. Un attimo prima, quello è il collegamento tra il presente e il futuro, un attimo prima dell'inizio della pièce, della performance, e nel momento in cui tutto finisce, quel secondo tra l'ultima battuta e l'applauso. È veramente un emotivo, emozionale ed empatico collegamento tra il presente e il futuro. E chiunque abbia calcato questa scena, queste assi un po' scricchiolanti, quelle scricchiolano ancora, non ci sarà più la buca, ma l'asse scricchiola. Dicevo, chiunque abbia calcato queste assi un po' scricchiolanti ha portato in se stesso un'evoluzione nella regia, nella drammaturgia, nell'essere attore, attrice, e ha fatto sì che una grande tradizione fosse insieme anche crescita, innovazione, che è un po' quello che anche gli altri comparti del Ministero che io mi onoro di servire, fanno. Non è tanto diversa la scienza dall'arte. Pensate, e con questo vi saluto perché non voglio portare via troppo tempo, questo doveva essere un saluto rapido, poi avendovi qua davanti ho tante di quelle cose da dirvi, mi dispiace di dover andare via, però dicevo, ho letto un bellissimo articolo, un'intervista di quel Giorgio Parisi che prima contrapponevo a Riccardo Muti. Ecco, Giorgio Parisi diceva, la mente immaginativa del matematico, è vero, per creare, per riconoscere la complessità bisogna immaginare, il processo è sempre quello, con la differenza che il processo dell'artista è ancora più shakespeariano, fatto della stessa sostanza dei sogni, perché l'artista ci consente di vedere una realtà diversa attraverso i suoi occhi, un miracolo. Quindi, ringraziando prima di tutto, un saluto e un ringraziamento al ministro San Giuliano con cui sarà bellissimo condividere il lavoro che faremo insieme per voi e con voi. Il caro, carissimo presidente Gianni Letta e naturalmente il direttore Manetti e il commissario Sole che è il nostro ospite. Molto bello, mi diceva prima
la direttrice che si è creata una connessione, un link molto stretto tra l'Accademia di Arte Drammatica e il teatro, e ci mancherebbe, no? È il teorico pratico. Ho visto delle bellissime fotografie, non avrebbe senso. Tutti allievi dell'Accademia. Tutti allievi dell'Accademia, Monica Vitti. Ecco, penso, poi bellissimo, complimenti per la clip iniziale, stupenda, bellissima. E mi è venuto in mente Monica Vitti che diceva, in una delle sue ultime interviste, parlando proprio della sua Accademia, stavo girando vicino a Piazza della Croce Rossa e dentro un cortile ho visto dei ragazzi allegrissimi, indaffaratissimi, assolutamente spensierati. Sembravano dei matti, ma dei matti felici, molto creativi. Ecco, quelli erano gli allievi dell'Accademia. E anche lei, qualche anno dopo, lei aveva 16 anni, l'episodio che lei raccontava la descriveva sedicenne, ecco, anche lei qualche anno dopo ha fatto questa bellissima, meravigliosa, generosissima scelta. Perché alla base dell'arte, come anche della ricerca, della scienza, della formazione, dell'essere sinceri e innovativi formatori, c'è tanta generosità. Quindi, buon anno accademico, buona vita, in bocca al lupo per il Premio Nazionale delle Arti. Io purtroppo ho premiato al Sud, non riesco a premiare al Centro, però vorrei dire che mi congratulo anticipatamente con i vincitori, ma mi congratulo tanto anche con chi non vincerà, perché comunque sarà una grande occasione per crescere. Grazie, grazie a tutti voi, buon proseguimento, buon anno accademico e buona vita. Grazie Ministro Bernini per un saluto che è diventato un messaggio di sostanza di cui le siamo riconoscenti. Adesso che ha scoperto che nel Ministero dell'Università ci sono anche gli istituti di alta formazione musicale, teatrale, coreutica, e lei che ha scritto tanti libri di diritto, faccia una bella ricognizione di questa bellissima realtà che non sempre nel Ministero è stata considerata per quel che vale e pesa, ma sempre come un'appendice, non dico fastidiosa, ma secondaria. Lei che inizia la sua missione ministeriale con questo battesimo, con questa inaugurazione all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, speriamo di poter vedere nella sua azione di governo e magari anche in una sistemazione teorico-normativa, lei che è giurista, anche gli AFAM. Grazie e buon lavoro. Adesso arriva il Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, anche lui è di formazione giuridica, o perlomeno di estrazione, perché anche lui è laureato in giurisprudenza, ma poi ha cambiato strada. Ma anche lui ha scritto tanti libri, dal primo libro Lenin a Capri, alle biografie monumentali di Trump, di Putin, di Hillary Clinton, ai libri su Prezzolini, lui che è un crociano convinto, napoletano, non può che amare Croce, anche se io da abruzzese rivendico, Benedetto Croce è nato a Pescasseroli nel mio Abruzzo e poi è andato a Napoli. Anche lui, però, dicevo, ha poi cambiato strada perché ha fatto il giornalista e lo ricorderete fino all'altro giorno, direttore molto attivo e molto presente del TG2. Adesso è Ministro della Cultura, porta con sé l'esperienza, comprese le critiche che tante volte da giornalista avrà fatto al Ministro della Cultura o dei Beni Culturali, come si chiamava un tempo, e oggi potrà mettere a frutto quelle critiche e fare in sintonia con, come ha detto il Ministro Bernini, con i due ministeri, qualcosa di importante per voi e per l'Accademia. Ministro San Giuliano, grazie. Buonasera a tutti. Ma io ringrazio il Presidente Letta, che io chiamo Direttore Letta, perché ho avuto l'onore di scrivere qualche articoletto in fondo alla pagina quando lui era il mirabile direttore del Tempo. Il Tempo era all'epoca uno dei principali quotidiani italiani, lo è ancora da un punto di vista storico. Lo ringrazio per avermi dato, come dire, una mezz'ora di ossigeno. Vengo dal Ministero, ero immerso nelle tabelle della legge di bilancio, si taglia qua, si accresce qui,
tanti soldi qui, tanti soldi là, e invece mi viene data, come dire, mezz'ora di ossigeno rispetto a quello che poi è la vera cultura. Vedete, io sono nato a Napoli, in una via del centro storico, in quello che noi napoletani chiamiamo e definiamo il corpo della città, perché è la parte centrale della città. Sono nato in Via Foria. E in Via Foria ci sono due cose molto importanti. C'è il Museo Archeologico Nazionale, quello che raccoglie la collezione Farnese, opere di grandi maestri, che io sono andato immediatamente da ministro a visitare. E più là, proprio accanto all'edificio dove abitavo io, c'è il Teatro San Ferdinando. E io quindi da bambino ho avuto la possibilità e da ragazzino di conoscere e apprendere la storia del Teatro San Ferdinando, che era il teatro della famiglia De Filippo, che ne aveva proprio la proprietà di questo teatro e dove Edoardo De Filippo ha recitato, oserei dire, centinaia di volte in questo teatro. E quindi appena adolescente, quando ormai il grande maestro aveva diradato le sue presenze, io fui portato più volte dai miei genitori a seguire qualche sua rappresentazione teatrale. Qualche tempo fa, stendendo le mie considerazioni sulla cultura, mi è venuta in mente una definizione di Eschilo. Eschilo, parlando di Prometeo, ci dice che Prometeo fuoriesce dalla caverna e conquista la sua autonomia, la sua indipendenza, il suo essere individuo, rubando la tecnica. Ovviamente la tecnica è un simbolismo. Prometeo diventa essere umano quando ruba la conoscenza, il sapere. E per lungo tempo il sapere è stato perpetrato attraverso il teatro. È stato il teatro greco, io ho fatto studi classici, ha con la sua memoria orale a trasmettere la filosofia, a trasmettere la storia. Poi è venuto lo scritto, poi è venuto Gutenberg, sono venuti i libri, ma questo dopo. Per lunga parte la storia è stata una storia orale, la filosofia è stata una filosofia orale che ci è stata tramandata grazie al teatro, che è la rappresentazione di noi stessi, della nostra vita. Io ringrazio la collega Anna Maria Bernini, che è una persona che stimo tantissimo sul piano umano, ma soprattutto anche sul piano professionale, per quello che ha fatto, e sono sicuro che la nostra amicizia andrà sempre più a crescere e a consolidarsi. È importante, io so che cosa ha fatto l'Accademia d'Amico, le tante personalità del cinema, dello spettacolo, del teatro che ha sfornato in tanti anni, e credo che voi facciate una cosa importante, importante per tutti quanti noi, perché attraverso il teatro voi fate la rappresentazione dell'umano, la rappresentazione dell'essere, la rappresentazione di una nostra identità e di una nostra comunità. Quindi è una cosa molto importante. Faccio i complimenti ai giovani che conseguono il diploma, a coloro i quali in futuro vorranno intraprendere questo percorso, perché è un percorso importante, perché una nazione, una persona, non si alimenta soltanto di materialità, che pure ci sono e rappresentano una necessità. Dobbiamo fare le strade, dobbiamo fare i ponti, dobbiamo migliorare le scuole, dobbiamo migliorare gli edifici dell'università, ma noi cresciamo tutti quanti insieme se alimentiamo anche il nostro spirito, la nostra mente, la nostra consapevolezza, la nostra conoscenza. Io adesso sono beratissimo di impegni, però sabato sono voluto andare al cinema con mia moglie a vedere L'ombra di Caravaggio di Michele Placido, e conto il prossimo fine settimana di andare al teatro. Andrò al Teatro San Carlo di Napoli, ma vorrò andare anche in un teatro di prosa prima o poi, perché ritengo che la mia prospettiva non può essere quella soltanto delle carte, dei documenti ministeriali, che pure devi studiare in maniera severa e seria, ma la mia prospettiva può venire da 2 ore al teatro. Io ho vicino a casa, qui a Roma, ho vari teatri piccolini di prosa che ho frequentato quando ero direttore del TG2, nel senso che ci andavo, facevo l'abbonamento, perché poi le cose bisogna pagarle, i biglietti bisogna... Io, quando sono andato al cinema, ho acquistato il biglietto e sono andato al cinema perché bisogna dare valore
a queste cose, bisogna sostenerle anche nel nostro piccolo intervento. E quindi continuerò ad andare al teatro, proprio perché ritengo che il teatro mi possa dare una prospettiva, una maturità di pensiero, una capacità di penetrazione delle cose, perché è quella rappresentazione dell'essere, dello spirito, che è fondamentale per tutti quanti noi. Grazie e auguri per la vostra attività. Grazie, Ministro. Vi accompagna il nostro applauso e il nostro ringraziamento. Grazie molte. Grazie molte. Ragazzi, ci era dispiaciuto all'inizio che la coincidenza del Consiglio dei Ministri avesse privato i diplomati del piacere di ricevere dal ministro, da uno dei due ministri, il diploma. E per i ragazzi che iniziano quest'anno, di inaugurare l'anno senza... Ma invece io penso che sia stata fortunata questa coincidenza, perché ha consentito di iniziare questa cerimonia stasera con il saluto dell'autorità responsabile del vostro lavoro di oggi e di domani. Credo sia stato il modo migliore di premiare coloro che hanno chiuso i 24 ragazzi che hanno concluso il ciclo triennale, 21 per la recitazione e 3 per la regia, e di avviare sulla stessa strada, quella che porta sul palcoscenico, i 21 ragazzi che iniziano quest'anno il corso. In fondo, anche il cambio di programma che siamo stati costretti a fare per consentire ai ministri di partecipare al Consiglio dei Ministri, ha finito per dare valore e significato alla nostra cerimonia, alla nostra inaugurazione, perché ha confermato una verità antica, che il teatro è vita. Ce l'ha ricordato adesso il ministro San Giuliano e lo ha detto in maniera molto appropriata, ma il fatto in sé che noi abbiamo dovuto modificare una scaletta teatrale a modo suo di una cerimonia per una ragione della vita, per una coincidenza istituzionalmente così rilevante, dimostra che il teatro è la rappresentazione della vita, con i suoi problemi, con i suoi imprevisti, con le sue luci e le sue ombre. È in programmazione in queste settimane nelle sale un bellissimo film che credo dimostri proprio questo, in maniera molto felice, molto efficace, tanto più efficace perché lo fa in una maniera molto divertente. Si chiama La stranezza. Il regista è un uomo di teatro, Roberto Andò, che attualmente è direttore del Teatro Nazionale di Napoli, che ha fatto un film su Pirandello. Ma immaginando che dovesse accompagnare una figura così austera, così intellettualmente complessa e difficile, verso il grande pubblico, alleggerendo, ha messo a fianco a un monumentale Toni Servillo, che sembra Pirandello redivivo, ha messo a fianco a Toni Servillo Ficarra e Picone. Due personaggi che sono entrati nella parte in maniera straordinaria, sono due becchini che per amore di teatro si improvvisano teatranti per diletto e discutono di teatro, perché loro stanno mettendo in scena, stanno allestendo un lavoro teatrale che non sanno bene se è commedia o tragedia, quando incontrano, è arrivato nella loro città da poche ore, un professore austero col pizzetto bianco. Non riconoscono Pirandello perché non lo conoscono, ma vanno a raccontare a lui che loro stanno facendo un teatro e chiedono a questo professore, lo chiamano professore, se anche lui è interessato al teatro. E c'è un dialogo tra Nofrio e Bastiano, si chiamano così Ficarra e Picone, con Servillo Pirandello, che è equivalente a una lezione dell'Accademia, io penso, perché Nofrio, il più
semplice dei due dice: ma il teatro è poesia, è purezza, è libertà. Ma lei, professore, queste cose forse non le capisce, perché non ha molta consuetudine con il teatro. E lui, Sornione, sa il gioco da par suo e dice: sì, effettivamente mi interessa poco. Ma perché le interessa poco? Ma perché ho una certa diffidenza, perché a teatro c'è troppa finzione. Nofrio, scandalizzato, sbotta con quella vivacità che Ficarra e Picone hanno sempre dato le loro invettive. Ma quale finzione, finzione? Mio caro professore, il teatro è verità. E Bastiano, con aria più professorale: caro signore, con tutto il rispetto, è meglio che lei si continui a fare il professore. In fatto di teatro mi sembra un pochino asciutto. È veramente un dialogo bellissimo di questi due dilettanti che rivendicano la purezza, la libertà, la poesia, la verità del teatro, e di Pirandello che li stuzzica, ma non riesce a convincerli ad abbandonare il teatro. Anzi, e poi il film racconta una storia bellissima, ma così andò, è riuscito a portare a livello popolare un dibattito che voi avrete sentito mille volte e mille volte sentirete ancora. È riuscito a far capire e amare il teatro anche a chi tante volte è andato al cinema, ma poche volte o mai è andato a teatro. E infatti ha dedicato la sceneggiatura del copione del film a Sciascia, mettendo in epigrafe sulla sceneggiatura una bellissima frase di Sciascia, che dice: Pirandello, in Pirandello c'è una specie di invenzione del teatro. Egli inventa, cioè nel vero senso della parola trova, il teatro nella vita, nell'istintivo impetuoso scorrere di tragedia e commedia. Ho trovato una conferma di questa bellissima frase di Sciascia e della lezione che hanno fatto i due, Ficarra e Picone, la sera dopo, perché la sera dopo aver visto il film sono andato al Quirino a vedere Il berretto a Sonagli di Gabriele Lavia, un allievo dell'Accademia come voi, arrivato al successo, in una interpretazione straordinariamente coinvolgente, bellissima, e gioca con la pazzia, la verità e la finzione. E quando dopo lo spettacolo sono andato a salutarlo in camerino, ho trovato Mari Claboggio, l'allieva preferita di Orazio Costa, che stava ricordando con Gabriele Lavia le memorabili lezioni di Orazio Costa all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, e dicevano che quelle lezioni erano indimenticabili, così come indimenticabili erano per loro e per tanti loro colleghi gli anni trascorsi in Accademia, allegrissimi, così come ci ha raccontato che Monica Vitti ha avuto l'impressione Anna Maria Bernini, allegri, contenti, felici, che andavano incontro, i ragazzi di allora come voi, i ragazzi di oggi, al vostro avvenire professionale, mossi da questa vocazione all'arte e al teatro. Io non so se i ragazzi che oggi riceveranno il diploma hanno tenuto un diario dei loro anni in Accademia. Un corso degli anni, dei primi anni 40, un corso fortunato nonostante gli anni sfortunati e tragici di quel periodo, l'hanno tenuto un diario. L'hanno tenuto insieme, o mettendo insieme i pezzi di diario, due di loro ne hanno tratto un bellissimo romanzo diario intitolato Educazione teatrale. Peccato che è rimasto inedito, è rimasto nel cassetto di uno dei due autori. Ma sentite come si descrivono i compagni di corso e vediamo se qualcuno di voi si ritrova in questa descrizione. Vittorio era alto e forte, egoista e trionfatore, lucido nel colloquio e violento nei sogni.
aveva bisogno degli altri come di una platea raffinata per il suo esibizionismo. Era il nostro primo attore in gestazione. Sapete chi era quel Vittorio? Vittorio Gassman. Luciano aveva il dono della definizione e dell'ironia, era simpatico a tutti e portava nei nostri discorsi la patina di una diplomazia e signorilità tutta francese. Luciano era Salce. Luigi era del 22, l'asceta del gruppo, ricco e pesante dei suoi filoni di moralità metafisica e delle sue cerebrali onestà, acutissimo e polemico, amante della sisonanza, era Luigi Squarzina. Adolfo aveva quelle spalle quadrate e l'occhio grigio, metallico, che ci aveva sulle prime ingannato, ma era un uomo di una trasparenza essenziale, si arrivava con lui ad una rarefatta esattezza di impressioni, di sapori e di odori. Era Adolfo Celi. Mario rappresentava per noi l'arrivismo spicciolo, la via energetica fra le redazioni e i palcoscenici. Era Mario Landi. Nino era il settimo, il taciturno, fruiva della fiducia di tutti. Era Nino Dal Fabbro. Il secondo Vittorio si unì a noi solo più tardi. Anche lui introdotto da un biglietto di fiducia di Adolfo, attore comico, napoletano, simpatico. Era Vittorio Caprioli. Avete visto che corso e che percorso hanno fatto gli allievi di quel corso 42-45? E come si descrivevano a loro e come in effetti quella descrizione fatta da ragazzi, tra ragazzi, abbia poi accompagnato il loro successo. Io non so se farete il diario, ma vi auguro di avere un successo simile o uguale o superiore a quello che tutti questi fuori classe hanno avuto. E tanti, prima e dopo di loro, fin dal 1935, quando nacque l'Accademia, e prima da allora nella scuola di recitazione che sapete era intitolata Eleonora Duse e che aveva fatto sì che in quel teatrino che era la cappella di un antico convento di monache nel cuore di Roma, via Vittoria, trasformata in chiesa, in teatro e scuola, iniziasse le sue lezioni anche il professor giovanissimo allora, Silvio D'Amico, che poi trasformò quella scuola di recitazione nell'Accademia che voi avete frequentato e che vi accingete a frequentare. Fino all'altro anno, in quel teatrino, il teatrino di Via Vittoria, carico di storia e di memorie, si è fatta la premiazione e la consegna dei diplomi agli allievi che concludevano i corsi. Dall'altro anno, per iniziativa di Daniela Bortignon, siamo riusciti ad avere il Teatro Argentina e ringraziamo di cuore il commissario del Teatro di Roma, l'Avvocato Sole, che ci ha accolto con quella sintonia e quell'entusiasmo che avete sentito ricordare dal Ministro San Giuliano. E siamo venuti qui in un luogo che è carico di memorie ancora maggiori, il primo teatro di Roma, un palcoscenico prestigioso sul quale la storia del teatro italiano si è alternata alle vicende di tanti personaggi che hanno avuto il successo, ma è un teatro che è carico anche di storia, non solo di memoria teatrale. Sorge sulle rovine della corte pompeiana, al cospetto, se vi affacciate lo vedete, del luogo dove alle idi di marzo del 44 avanti Cristo Giulio Cesare fu pugnalato 23 volte per una congiura ordita da 60 senatori capitanati da Bruto e Cassio. Quante volte anche su questo palcoscenico e probabilmente anche voi nelle vostre esercitazioni avrete ripetuto tu quoque Brute fili me,
implorazione con la quale Cesare si rivolge a Bruto, il suo fido amico che lo tradisce, perché quel dramma storico è diventato poi dramma teatrale, a riprova che il teatro è vita. E quanti personaggi in quel teatrino sono stati premiati? Ha scritto Maurizio Giamusso che quel teatrino risuona ancora delle voci di tanti allievi dell'Accademia che abbiamo rivisto scorrere nel video che ci ha accompagnato nell'attesa. E quelle mura risuonano ancora della voce forte di Gabriele Lavia, del fazzetto artificioso di Carmelo Bene, la sapiente nasalità di Gassman, il tono basso di Aroldo Thieri e ancora su nel tempo l'accento romanesco di Anna Magnani, quel taglio appena strascicato di Paolo Stoppa, il nitore della parlata di Sergio Tofano. E non posso certo evocare tutti quelli che invece sono passati su questo palcoscenico e le cui imprese, i cui spettacoli, le cui interpretazioni sono nel ricordo e nel cuore di tanti spettatori, almeno quelli più vecchi come me, che tante volte qui hanno applaudito tanti importantissimi attori. E questo è un teatro che è stato costruito nel 1797, ma che ha sempre conservato la impostazione iniziale, originale, che gli aveva dato l'architetto Teodoli. Anche quando nel 93 l'architetto portoghese fu incaricato di un restauro sostanziale, ha conservato non solo la facciata, ma anche il fascino di questa sala con quei palchetti che Marcel Proust definì dei piccoli salotti sospesi. Oggi in quei palchetti, nel primo ordine di quei palchetti, ci sono i 24 ragazzi che tra poco riceveranno il diploma e negli altri ci sono i ragazzi che iniziano i corsi. Ecco, io credo che già il luogo, essere premiati qui all'Argentina, è un luogo per voi simbolico e augurale. E infatti io credo che non solo l'augurio dei due ministri, cioè dell'autorità ufficiale dello Stato, ma vi accompagna l'augurio più affettuoso di tutta l'Accademia, del corpo docente, del direttore Francesco Minetti, di quell'angelo dell'Accademia che è la vicepresidente Daniela Bourtignon, che avrete conosciuto e che mi ha fatto innamorare dell'Accademia, perché io, che pure per la mia età ho conosciuto Silvio D'Amico, ho ritrovato in Daniela Bourtignon un tale amore per il teatro e una tale sollecita premura verso i ragazzi che hanno fatto questa scelta, che li vuole accompagnare con un amore quasi materno. E credo che molti di voi, se hanno superato quei momenti difficili che sempre accompagnano l'inizio di una strada difficile e impervia come questa, lo debba proprio al modo, alla sollecitudine, alla discrezione, al tatto, alla cultura, all'amore per il teatro di questa donna straordinaria, che io mi auguro possa continuare ad accompagnare tante generazioni di attori, e con l'augurio che tutti voi possiate ripercorrere non solo l'effigie del video, ma i successi di tanti dei personaggi che stasera abbiamo qui evocato. Questo credo che sia l'augurio più bello che vi facciamo tutti con un grande, grandissimo applauso. Il primo applauso di una serie che troverete dal palcoscenico. Io posso scendere qui? Ah no. Avvocato Sole, ecco, il padrone di casa, ci dà un saluto anche lei? Lei ha arricchito il diploma di qualcosa di molto importante e significativo. Allora, buonasera a tutti. Un saluto da parte del Teatro di Roma. Come si diceva prima, le nostre istituzioni, io poi sono pro tempore straordinario, tra virgolette, nel senso
per il periodo che sono qui intervenuto, insomma, mi è sembrato naturale il rapporto che c'è stato da subito con l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, peraltro che ha, diciamo, la sua radice nello statuto della nostra stessa associazione, che si sta trasformando e dove questo legame verrà rinnovato e quindi è confermato. È rinsaldato sempre di più. Chiaramente abbiamo parlato, ci sono state tante iniziative che in qualche modo rappresentano il momento di esaltazione di questo passaggio dalla fase della formazione a quella poi dell'arte e della professione dell'arte, di chi, come si diceva, speriamo non troppo, starà su questi scricchiolanti assi del palcoscenico. Però ecco, quello che volevo dire è un grande in bocca al lupo ai ragazzi, chi ha concluso un percorso, chi lo sta per iniziare, metterci tutto l'entusiasmo e da parte nostra l'impegno a rafforzare e rendere sempre più produttivo questo spazio di collegamento dalla fase della formazione e quella poi della professione, chi avrà la fortuna, la passione e il coraggio, insomma, di affrontare la sfida poi di questo palcoscenico. Grazie, grazie e buona avvocato, serata. Grazie molto. Direttore, bisogna chiamare i ragazzi adesso? Come? Bisogna chiamare i diplomati? Sì, un attimo ancora, Presidente. Grazie Avvocato Sole, grazie Presidente delle sue parole bellissime come sempre. E un piccolo ringraziamento, scusate, vorrei ringraziare naturalmente i ministri che hanno parlato, Anna Maria Bernini del Ministro dell'Università e Gennaro San Giuliano del MIC. Vorrei ringraziare il Teatro di Roma nella persona appunto dell'Avvocato Gianluca Sole, commissario del Teatro di Roma, Teatro Nazionale, vorrei ringraziare per l'ospitalità in questo bellissimo teatro, già appunto come ha detto il Presidente è già il secondo anno, e per tutta la collaborazione che il Teatro di Roma ha con l'Accademia. Vorrei ringraziare anche del Teatro di Roma Carolina Pisegna, la responsabile di produzione, per la collaborazione degli spettacoli alla compagnia dell'Accademia. E vorrei anche ringraziare Silvia Cabasino, la responsabile del settore scuola, per la collaborazione che ha nella programmazione col biennio. Vorrei ringraziare anche, che sono qua in sala, la fondazione del Festival di Spoleto dei Due Mondi. Abbiamo la direttrice artistica Monique Vaught e la direttrice amministrativa e dell'organizzazione generale Paola Macchi. Le vorrei ringraziare per la nostra collaborazione e per il bellissimo programma della 66esima edizione del Festival. Vorrei ringraziare anche la Fondazione Roma Europa Arte e Cultura, vorrei, nella persona di Giulio Fabiani, il Presidente, e di Fabrizio Grifasi, il Direttore Generale Artistico, che sono qui in sala per la seconda volta. E concludo salutando naturalmente i docenti, gli allievi, i collaboratori dell'Accademia. Vorrei dare il mio saluto naturalmente, che fra un po' andremo a diplomare i ragazzi, e il mio benvenuto al nuovo primo anno e augurare a tutti un buon lavoro per quest'anno accademico. E adesso, Presidente, siamo pronti per diplomare questi ragazzi che sono i diplomandi del 2021-22 che si sono diplomati con il saggio Come la marmellata che non mangio mai, Vi auguro un pubblico così caloroso sempre nella vostra carriera. Dicevo, si sono diplomati con il saggio Come la marmellata che non mangio mai, da Il Gabbiano di Chekhov, con la regia di Liv Ferracchiati, e vi dico in anteprima che andrà di nuovo in scena come spettacolo della compagnia dell'Accademia il 10 di dicembre al Teatro Sperimentale di Ancona, e colgo l'occasione per ringraziare Marche Teatro nella persona di Velia Papa, che ne è la direttrice, anche lei in sala. E adesso possiamo chiamare questi ragazzi uno a uno per la consegna del diploma. Se il Presidente si vuole mettere al centro,
E io le chiamo e lei, se vuole, può consegnare i diplomi dalle mani del presidente. Ricordatevi, facciamo una foto, ognuno di voi farà una foto col presidente con il diploma. Possiamo partire. Chiara Businaro. Giovanni Cannata. Vai, foto. Cosima Centurioni. Leonardo Cesaroni. Giorgia Fagotto Fiorentini. Davide Fasano. Gabriele Graham Gasco. Pietro Giannini. Sara Mancuso. Adele Maria Mascello. Veronica Mlözik. Emanuela Saccardi. Riccardo Rampazzo. Valentina Rota. Paolo San Giorgio. Matteo Santinelli. Samuele Teneggi.
Marco Te. Irma Ticozzelli. Claudia Tortora. Sara Younes. E concludiamo i nostri tre allievi registi, Luisa Banfi. Fabio Carta. E Salvatore Crucitti. Loro sono i diplomati del 21-22. Grazie ragazzi. Complimenti ragazzi, grazie Presidente. Adesso passiamo al Premio Nazionale delle Arti. Abbiamo la premiazione del Premio Nazionale delle Arti con le tre categorie di regia, recitazione e drammaturgia. Vorrei chiamare sul palco la nostra giuria, una giuria di particolare prestigio quest'anno, tutta al femminile, tre nostre ex allieve, e che allieve, sono la presidente Margherita Bui, Galatea Ranzi e Barbara Ronchi. E volete dire qualcosa prima di cominciare? Come giuria, il presidente? Oh signore, no, io dopo tutte queste persone così brave a parlare, le ho molte ammirate e per questo vorrei stare zitta, insomma, proprio per non fare brutta figura. No, io sono felicissima, è bellissimo veramente ritrovarsi con tutte queste, questa voglia
di fare delle cose bellissime. Ieri abbiamo visto una parte, diciamo, appunto, che riguardava i saggi, insomma, questo premio. Sono tutte persone bravissime, lo dico in anticipo perché ci dispiace tantissimo eventualmente per quelli che non lo hanno preso, ma non vuol dire niente, è un attimo che poi no. Però abbiamo visto delle abbiamo visto veramente degli attori, dei registi, insomma, cose meravigliose, e dà molta energia. Io sono molto emozionata. Adesso do la parola a Galatea. Un attimo. Allora, sì, confermo tutto quello che ha detto Margherita, e sono molto emozionata di essere qui e di avere questo ruolo. E, veramente ieri siamo state molto contente di quello che abbiamo visto, quindi tutti, è stata difficile la scelta, molto molto difficile, e quindi così, dai, sì, ecco, non ci odiate, dice. Va bene, passo il microfono. Buonasera a tutti, grazie. No, è stato bellissimo essere la commissione di questo, insomma, di questo Premio Nazionale delle Arti. Siete stati bravissimi, no, veramente. So che già venite da una selezione che era stata fatta all'interno, ma siete stati veramente, veramente bravissimi. Quindi abbiamo dato dei premi, però i premi sono importanti perché riconoscono un valore, però ce n'è solo uno, no? Poi a volte i secondi sembra che non valgano, i terzi non valgano, in realtà vale tutto, perché siete qua, vi è stata data la possibilità di esprimere la vostra immaginazione, e siete stati grandi, tutti. C'è da dire una cosa prima di cominciare. Questo Premio Nazionale delle Arti è del 2021-22, perché l'anno scorso, a causa della pandemia, non si è tenuto. Ieri sera, nel teatrino dell'Accademia, il nostro teatrino di cui ha parlato benissimo il nostro presidente di Via Vittoria, il teatrino Eleonora Duse, si sono tenute per la giuria, naturalmente, tutti i pezzi dei ragazzi. Ed oggi faremo la premiazione. Prima c'è un piccolo promo, diciamo così, chiamiamolo così, che è stato fatto da Carlo Fabiano al volo riguardo alla serata di ieri sera. Vediamocelo. Se la giuria è d'accordo, vorrei chiamare sul palco tutti i finalisti, va bene? E allora li chiamo. Per la categoria regia, Enrico Torsillo con Irri da Il Vangelo secondo Gesù Cristo di José Saramago. Mattia Spedicato con La falce e il badile di Mattia Spedicato. Per la sezione recitazione i finalisti erano Riccardo Rampazzo, Amanti di riserva di Giuliano Dule, Maria Grazia Trombino con Viva la regina di Aldo Nicolai, Federico Nardoni con Parole incatenate di Jordi Galceran, Samuele Teneggi, La pecora nera di Ascanio Celestini, Negar Mohaddad, Un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams. Per la categoria drammaturgia, Sofia Russotto con Gente spaesata di Sofia Russotto, ovviamente. Consuelo Bartolucci, On Air di Consuelo Bartolucci. E Sabatino Trombetta, Giovanna di Sabatino Trombetta. E cedo di nuovo la parola a Margherita Bui per la chiamare il vincitore della categoria
regia, giusto? Va bene. Allora, cari miei, allora, vince il premio delle arti come migliore regia, Enrico Torzilli, sei stato bravissimo, veramente, bravissimo. Con il cast. Passiamo alla categoria recitazione. Vince il premio come migliore attore per la recitazione Maria Grazia Trombini. Per la categoria drammaturgia vince Consuelo Bartolucci con Oner. Grazie ragazzi, e adesso cantiamo tutti in coro, e adesso ci sarà, naturalmente vedremo i pezzi premiati, e intanto vi salutiamo, potete scendere. Bravissimi tutti, veramente. Vedremo i pezzi, dicevo, nell'ordine in cui li abbiamo premiati, quindi cominceremo con vedere Inri con la regia di Enrico Torsillo, il quale lo vedremo però in video per un motivo che ieri, per una ragione che vorremmo appartenesse a tutti i nostri ex allievi, il cast di Enrico è occupato, è in tournée, sta facendo spettacolo, quindi molto, molto, con grande disponibilità e molto abilmente ha creato un cast di sostituzione che ieri appunto davanti alla regia ha recitato, alla giuria ha recitato. Però stasera Enrico ci teneva a farcelo vedere con il cast, diciamo, originale, senza togliere naturalmente ai prodi sostituti. E ci vediamo tra poco. Che tu sia lodato, Signore, Dio nostro, Re dell'universo, che hai dato al gallo intelligenza per distinguere il giorno dalla notte. Ti saluto, oh piena di grazia. Chi sei? Stai lontano, sei un uomo? Io non sono un'adultera! Lode a te, Signore, perdona i miei peccati, ma sia fatta la tua volontà. Non temere, ragazza. Tu sei nelle grazie di Dio. È così? Porti un figlio nel tuo ventre. E come lo sai? Non mi è ancora cresciuto. E i figli brillano già negli occhi della madre. E chi sei tu che non hai avuto bisogno di udirlo dalle mie labbra? Io sono un angelo, ma non dirlo a nessuno. Un angelo? Ave! Maria, fa attenzione. A cosa? Un figlio è del Signore. Un figlio. Tuo figlio è del Signore. È figlio del Signore? Sì. Il mio? Sì. Ma io... Maria, devi chiamarlo Gesù. Perché? Sta scritto. Tanti auguri a te.
Cos'hai? Papà vorrebbe che tu oggi festeggiassi. Non ho interesse per il compleanno. E allora che cos'hai, figlio mio? Un sogno lo stesso, questa notte e quell'altra. Hai sognato tuo padre sulla croce? Sogno mio padre, è vero, ma... Beh, è un brutto sogno, come chiunque ne fa. Mamma, non devi nascondere la verità a tuo figlio, appartiene alla mia vita. Quel sogno ricorrente di mio padre riguardava me, vero? Figlio mio... Perché sembri spesso agire in nome di qualcun altro? Tuo padre sognava che da soldato con altri commilitoni andava a ucciderti. A uccidermi? Sì. Ora lo sai. Basta. Tuo padre non ti ha ucciso. E né lo avrebbe mai fatto. E anche se fosse stato per ordine del Signore, all'ultimo momento l'angelo gli avrebbe trattenuto la mano, come fece con Abramo quando stava per sacrificare suo figlio Isacco. Tu risponderai a tutte le domande che ti farò. Quando mio padre ha cominciato a fare quel sogno? Molti anni fa. Quanti? Quando sei nato tu. Lo ha fatto tutte le notti? Sì, tutte le notti. Credo. Negli ultimi tempi non mi svegliavo nemmeno più. Ci si abitua. Che cosa accadde alla mia nascita perché mio padre sognasse di uccidermi? Non è stata la tua nascita. Che cosa successe? Erode fece uccidere tutti i bambini di Betlemme che avevano meno di 3 anni. Perché? Non lo so. Mio padre lo sapeva? No. Però non hanno ucciso me. Vivevamo in una grotta fuori del paese. Vuoi dire che quei soldati non mi hanno ucciso soltanto perché non mi hanno visto, trovato? Sì. Mio padre era un soldato? No, non lo è mai stato. Che cosa faceva allora? Ha sempre fatto il falegname. Non capisco. Io sto rispondendo alle tue domande. Se tu non ne hai più, io non ho altre risposte da darti. Mio padre sapeva che quei bambini sarebbero stati uccisi. Come? Stava lavorando al Tempio a Gerusalemme quando udì dei soldati parlare di ciò che dovevano fare. E poi? Tornò di corsa per salvarti. E poi? Nient'altro. I soldati fecero quanto era stato loro ordinato e se ne andarono. E noi? Scappammo a Nazareth prima di chiunque altro. E cominciò quel sogno. Mio padre ha ucciso i bambini di Betlemme. Che follia stai dicendo? Sono stati i soldati di Erode. No, donna, li ha uccisi mio padre. Li ha ammazzati Giuseppe, il quale, sapendo che quei bambini sarebbero stati uccisi, non ha avvertito i loro genitori. Poveri innocenti, poveri innocenti. Gesù, figlio mio. Non chiamarmi figlio tuo, sei colpevole quanto lui. Ecco gli adolescenti radicali. Sono gli uomini, mio caro, a decidere tutto. Tuo padre si presentò e disse: andiamo. Io me ne andrò prima che venga la notte. Padre, padre mio, perché mi hai abbandonato? Sei stato tu a venire a cercarmi oppure lui a mandarmi da te? Diciamo che eravamo d'accordo sul fatto che fossi io il più adatto a parlarti. E adesso che cosa volete da me? A volere è lui, non io. Riguarda soltanto noi, perché tu sei qui. Tutto quanto interessa Dio, interessa anche il diavolo. Non un passo di più, non un passo di meno. Ma è lui Dio. Ma pur sempre un Dio... di un popolo piccolissimo che vive in una minuscola parte del mondo. Potrebbe mai accontentarsi? Io non sono un dio, non posso giudicarlo. Ma puoi aiutarlo. A fare cosa? Ad allargare la sua influenza. A diventare il dio di molta più gente. Non capisco. Se interpreterai bene il tuo ruolo, sono sicurissimo che in poco più di una mezza dozzina di secoli tu e lui governerete buona parte del mondo. E quale sarebbe il ruolo che mi ha riservato? Quello di martire. Quello di vittima. Quanto c'è di meglio per infervorare una fede e diffondere una dottrina? Mi ha detto che mi avrebbe dato potere e gloria. Ma te li darà. Te li darà. Dopo la tua morte. E a che cosa mi serviranno potere e gloria se sarò morto? Non sarai proprio morto. Perlomeno non nel senso stretto della parola. Ti venereranno nei templi. Sugli altari, al punto che, e questo posso già anticipartelo, in futuro la gente finirà per dimenticarsi parzialmente del Dio originario che è lui. La sua autorità si estenderà su altre genti, altri paesi e anche il tuo potere sugli uomini aumenterà, non un passo di più, non un passo di meno. Mi rallegro per la tua perspicacia. Come sarà la mia morte?
E affinché l'atteggiamento dei credenti sia più facilmente appassionato, disponibile... Dimmi che morte sarà la mia! Dolorosa, infame, sulla croce. Rompo il contratto, mi dissocio da voi, voglio vivere come un uomo qualunque. Se te ne andrai in giro per il mondo a urlare che non sei il figlio di Dio, provocherà al tuo passaggio tanti e tali miracoli che non potrai fare altro che arrenderti di fronte a chi ringraziasse te e di conseguenza anche lui. Noi siamo qui per festeggiare. Non ho via d'uscita. Nessuna. Questo era Inri, tratto dal Vangelo secondo Gesù di José Saramago, Enrico Torzillo, regia. Mentre sistemano, vi annuncio che andremo a vedere adesso dalla sezione recitazione Maria Grazia Trombino in Viva la Regina di Aldo Nicolai. La mia vita? Della mia vita meglio non parlare. Tranquilla. Troppo. Sempre uguale. Al mattino la sveglia presto, la messa, la spesa, i lavori di casa, vita monotona. Noiosa. Quando mi sono sposata... sognavo ben altro. Povero Giovanni, un uomo buono, dispiaceri non me ne ha mai dati. Brividi non me ne ha mai dati. Tant'è che per indurlo a fare quello che i mariti fanno con le loro donne sposandosi, ne è passato di tempo. Io poi, oltretutto, ero... una ragazzina inesperta della vita, non sapevo nulla, finché una notte capitò così, all'improvviso, e con una rapidità tale che quasi non me ne resi conto. E riuscì anche a mettermi incinta. Una gravidanza che non auguro a una bestia. Nausea, vomiti, capogiri, dolori. Come Dio ha voluto, con dei dolori d'inferno, ho messo al mondo una femminuccia. Io dedicavo ogni momento della mia giornata a Eugenia. Lei sembrava nata per l'arte, io l'accontentavo sempre, voleva imparare la musica e io le facevo prendere lezioni di musica, le piaceva il ballo e io la mandavo a lezioni di ballo, tant'è che quando mi confidò che aveva deciso di fare l'artista, non mi sono sorpresa, se ne andasse a cuor contento, senza pensare a me, io sono rimasta sola. Poi è morto Giovanni, un infarto mentre era là nel retrobottega a trafficare con uno dei ragazzotti e Eugenia, che era in tournée, non è potuta venire nemmeno al funerale. All'improvviso è venuta a trovarmi, bella, un angelo, e così affettuosa. Mamma qua, mamma là, voleva farmi mangiare, voleva farmi bere, voleva farmi fumare. E mi voleva allegra! E le risate! Quando ho scoperto che il povero papà... il negozio l'aveva lasciato a uno dei ragazzotti che lavoravano con lui, lei rideva!
era da capire, non fa. Ma prima di partire mi ha voluto fare un regalo. Quel barattolo lì. Mi ha spiegato che dovevo prenderne un cucchiaino quando mi sentivo sola, quando volevo. Dopo che è partita, una mattina, vedendolo, mi è venuta la voglia di provare la polverina. Io ho preso un cucchiaino, sono rimasta a letto stordita. Non ho avuto nemmeno voglia di andare a messa. Non so quanto tempo sono rimasta nel dormiveglia. Poi mi sono accorta che il sole entrava dalle persiane. Mi sono alzata, ho aperto la finestra e ho guardato fuori. Mamma mia! Quanta gente! Tanta di quella gente! Come non ne avevo mai vista in tutta la mia vita. E appena mi sono affacciata, tutti a battere le mani, a gridare: viva la regina! Viva la regina! Mi sono sentita svenire. Ho chiuso la finestra, sono rimasta a guardare dai vetri, la gente non si muoveva. Lo strano è che quando sono scesa la gente mi guardava come se niente fosse successo. Perché? Lo strano è che ogni mattina quando prendo la polverina tutta la gente del paese è lì. E non solo gente del paese, ci sono cinesi, negri, turchi, le donne sono sempre meno, solo uomini, ragazzi, bei ragazzi, arrampicati dappertutto, sui pali della luce, sui lampioni, ai cornicioni, dritti sui tetti, abbarbicati sui comignoli, belli, col torace nudo, gli occhi di fuoco, una mattina. Me ne sono trovata persino uno in camera. L'ho mandato via! E lui è saltato dalla finestra, mentre gridava: viva la regina! Viva la regina! I primi giorni sbalordita mi sono chiesta che ragione c'era di festeggiarmi tanto. Poi mi sono detta che era meglio non fare domande. Era così perché era così. La gente mi voleva bene, mi vuole bene, mi ha fatto regina! Era Maria Grazia Trombino. Maria Grazia Trombino, viva la regina di Aldo Nicolai. E adesso, per la categoria drammaturgia, Consuelo Bartolucci, On Air di Consuelo Bartolucci. Ciao. Ciao. Ah, tu sei quello che sostituisce Edoardo. Sì, piacere, Martino. Piacere, Leone. Eccolo. Senti, ma è tua la lavanda verde parcheggiata in doppia fila? No, io sono venuto con i mezzi, uso i mezzi di solito. Beh, giustamente, non ci avrai manco la patente, quanti anni c'hai? No, aspetta, io sono mago a indovinalità. Tu c'hai 17 anni. 23. Ammazza! E te li porti bene, bravo! Sei un fiore! Senti, perché non guidi? Non è che non guido, non ho la macchina. Ah, perché ti piace camminare? Bravo, bravo, così non inquini, Sei un po' la nostra Greta Thunberg. Ah.
Però oggi tirava una brocca. Sì, ha fatto una mezza tromba d'aria stamattina, l'ho sentita proprio... Ah sì? Sì. E te la sei fatta lo stesso a piedi? Sei un eroe, che coraggio che c'hai! E per forza! E per forza che sì, sei uno con dei valori te, però si vede. No, che poi alla fine ti conviene, cioè, io ho la macchina a benzina, consuma un botto. No, però per fare la mia parte, perché siccome pure io climate change awareness, queste cose qua, mi sono comprato gli spazzolini fatti dei bambù. Ce li presenti, li conosci? Come no? E certo che li conosci, forza Friday for Future, vero? Bravo. Bravi, bravi, siete bravi ragazzi. Ah, mezzo mi scordavo, siccome non sapevo se ti avrei trovato in studio, nel dubbio ti ho portato un cornetto. Io grazie per il benvenuto. Ma figurati, cioè non conoscendo i tuoi gusti ne ho preso uno semplice, uno integrale al miele, uno con la marmellata di visciole, uno con la ricotta, uno alla Nutella che però un pochettino all'affa. Tutti non... li hai comprati? Sì, sì, tranne il vegano. Non dimmi che sei vegano. Cazzo, non ci ho proprio pensato al vegano, potevo prenderne uno di più a costo di fare questa figura di merda. No, però scusami se te lo dico, però pure il barista poteva dirmelo, no? Prendi il vegano. Ma invece no, ma sai perché? Perché quelli sono così, sono furbi, se li tengono nascosti i cornetti più richiesti, perché sono mafiosi, sono furbi. Sono buonissimi. Meno male. Poi tra l'altro ti confesso che a me il vegano riesce anche un po' difficile da digerire, quindi... Ah, pure a me i vegani... Com'è? Buonissimo. Quale hai preso? Quello semplice. Il cornetto semplice, mezzi pubblici, e sei proprio un ragazzotto a quel sapone tu, eh? Bravo, bravo, mi stai simpatico. Grande. Senti un po', ma... Che ne dici di sta prigione, eh? Hai già conosciuto qualcuno? Sì, allora, ho conosciuto Adriano, possibile? Sì, sì, sì. Poi loro due erano Sandra e Ludovica. Ah, matta quella. Quale? Vabbè, ma sei tremendo te, Tremendo! Non ti si riesce a fermare, bravo! Bravo, no, pure io sono così, siamo molto simili a te. Sono uno che scherza alla mano, mi dicono sempre che sono un ragazzo solare. Io non stavo scherzando, guarda, te lo dico in anticipo così, ho un po' di difficoltà di associazione tra facce, io fisionomista a zero proprio, me lo dire. Allora, siccome stamattina non riuscivo a capire chi fosse l'una e chi fosse l'altra, poi mi sono detto, vabbè, il primo giorno recuperiamo in corsa. No, 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 ma hai fatto proprio bene, anche perché quelle due sono proprio due gocce d'acqua. Oh, cioè, no? No, uguali, uguali proprio, sì. Mi sa che... Ah, tocca a me, mo. Sì. Grazie. Giorno un bambino in Africa muore di sete, di fame o a causa di malattie che da noi sarebbero facilmente curabili. Con solo un euro al giorno puoi sostenere Ngowe affinché sopravviva e possa ottenere cibo, acqua potabile e cure mediche. Aiuta i nostri volontari e dona un euro al giorno alla nostra causa. Un sorriso per Ngowe. Con un piccolo gesto puoi fare grandi cose. Senti un po'. Ma te ci credi? A che? All'Africa. Beh, credo che esista. Vabbè, ma sei troppo forte tu. No, 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 mi piace veramente troppo come scherzi. Bravo. Bravo, però serio. Tu pensi sia giusto aiutarli? Sì, assolutamente sì, credo di sì. No, no, ma pure io, ah. No, per carità. Però, cioè tu pensa a questo qua, pensa a Ngowe.
Si sveglia la mattina nel suo villaggio, passa le giornate a ballare, a cantare, a venerare le divinità, no? Cioè, nel senso, metti caso, piove, allora lui pensa è colpa del dio della pioggia che è arrabbiato con lui. Invece c'è il sole, allora significa che il dio del sole gli vuole bene, no? Cioè, ma io però, mica lo so se è tanto sbagliato sto modo di vivere. O no. E no, perché poi ci stanno pure un sacco di studi, di ricerche, delle università straniere che dicono che in fondo sti ragazzetti in sti villaggi vivono bene. Se ti dimentichi della malaria, benissimo. Infatti, se ti dimentichi della malaria, ma alla fine della fiera, ma chi l'ammazza questi? La denutrizione. La denutrizione! No, va bene! Mi fai morire. Però il punto è questo. Noi. Io, tu, noi, siamo complicati e piangiamo. Mentre invece questa è gente semplice, gente che ride, cioè, tu l'hai mai visto i documentari sull'africani? Esattamente su quali africani? Perché il continente è grande. Vabbè, sono africani, sono tutti africani. Capire tutto. Il punto è questo. Ascoltami, guardami quando ti parlo, per favore. Grazie. Quelli sono felici, credimi. Siamo noi che abbiamo bisogno d'aiuto. Cioè, un euro al giorno. Noi con un euro al giorno che ci possiamo fare? Che possiamo fare? Ci compriamo un caffè, così, per tirarci su. Invece, loro ci campano una settimana. Cioè, noi ci svegliamo la mattina e pensiamo alle tasse, al volo dell'auto, al traffico, alle fidanzate che ci alzano le liti, alle amanti che dopo un po' sono peggio delle fidanzate, mentre in Goe. Goe. Si sveglia la mattina, così, 6 ore per andare a prendere l'acqua al pozzo per tutto il villaggio. Mettici, 6 ore per tornare, 8 ore per dormire, la giornata gli è bella che è passata, o no, e fidate! Pensa a te, che in Goe campa meglio di noi. E sulle malattie che cosa pensi? Le malattie... No, siccome nel Corno d'Africa muoiono 2566 persone in media l'anno di malattie che non dovrebbero esistere, tipo il morbillo, tipo la gente muore ancora di peste, non so... Allora, secondo me è nostro dovere morale... No, riusciranno a cavarsela. E dagli fiducia al continente nero! Io dico che dobbiamo dargli fiducia, ma è pure per una questione loro, cioè nel senso, se noi continuiamo a dargli sempre la pappa pronta col cucchiaino, questi non progrediscono mai, no? No, cioè poi scusami se te lo dico, però mi sembra che se tu dici questa cosa implichi che tu ti senti ma meglio di loro. Il ragionamento mi sembra un po' razzista. Io non sono razzista, ma proprio per niente. Però, se permetti, 2 domande io me le faccio. Cioè, esempio quotidiano. Tu c'hai presente quelli là che arrivano qua sui barconi? No, c'hanno tutti lo smartphone. Allora tu mi devi dire com'è possibile? C'hanno tutti lo smartphone. Perché tu dici, vado in Occidente a cercare fortuna. Ma com'è possibile allora che c'hai lo smartphone? Me lo devi dire? No, perché poi non c'hanno niente da fare. Stanno su tutti i social, Non c'hanno niente da fare. Su Instagram, su Facebook, su WhatsApp, su LinkedIn. Ma tu mi devi dire com'è possibile? Su Instagram, ma c'hanno più followers di me. Su Instagram, c'hanno più followers di me. Poi un'altra cosa. Dicono tutti la denutrizione. Ma la denutrizione di che? Quindi tu l'hai mai visto scendere il barco? Sono grossi, Sono giganti, sono pompati. Che fanno a fare? I plank laterali alla capanna di Chirico e la strega Carapà. Vieni qua. Preferirei di no. Vieni qua, t'ho detto. Quelli fanno parte di un piano. Fanno parte di un piano più grosso. È un piano a 3 strati questo. Sono 3 piani dentro a uno. È un piano tridimensionale. Si chiama piano Calergi. Per la sostituzione etnica contro l'uomo bianco. Ora tu dici,
Chi è l'uomo bianco? Io. Tu. Noi. Fidati. È questa la nuova frontiera dell'antirazzismo, la difesa dei bianchi. Dove vai? No, Sandra prima mi ha detto di passare un attimo per il contratto. Vai. Grazie. E appuntatele queste cose! I media ce le tengono nascoste. Erano Michele Scarcella e Luca Ingravalle, on air, Consuelo Bartolucci. E con questo abbiamo concluso questa inaugurazione. Ringrazio tutti di essere qua, di essere stati qua, di aver festeggiato chi esce e chi entra. E ringrazio la giuria del PNA. E buon anno accademico a tutti.